Dopo il lockdown, timidamente ripartono le attività legate alla musica e all'arte, uno dei settori che più sta soffrendo in questo periodo. Alla Music Area Academy di Belluno si è svolta una masterclass di canto con il vocal coach Michele Fischietti, una giornata all'insegna dell'approfondimento delle varie tecniche vocali per una dozzina di studenti che anche in tempi bui non hanno perso la voglia di migliorarsi e progredire nell'apprendimento in attesa di poter tornare nuovamente a esibirsi di fronte al pubblico. Ci occupiamo sia di tecnica vocale, cioè come fare in modo che lo strumento, proprio le corde vocali, lo strumento voce funzioni al meglio, con degli esercizi particolari, con delle scale per fare in modo di poter cantare presto, per chi sa già cantare, migliorare la sua tecnica vuol dire avere più controllo, avere note più alte, no? Andare più in basso, più in alto, avere più vibrato. Per chi non sa cantare, proprio prendere il controllo e trasformare una voce che magari all'inizio, come è successo prima con un ragazzo, suona così, e dopo pochi minuti con gli esercizi giusti suoni in modo che la gente possa cantare senza dover aspettare uno o due anni, ma possa cantare dopo due settimane, tre settimane o anche subito certe volte. Ed è una metodologia di insegnamento che serve per ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile. Quindi ascoltando l'allievo con qualche vocalizzo in pochissimo tempo si riesce a capire qual è la sua necessità e quindi si va direttamente a lavorare solo ed esclusivamente su quello che serve all'allievo. L'insegnamento della musica è una materia delicata, non è infrequente infatti che giovani studenti abbandonino la via dello studio perché frustrati o male indirizzati. Nessuno dovrebbe obbligarti a studiare, nessuno mi obbligava a studiare la chitarra. Se non c'è una passione di base, una voglia di migliorare, diventa difficile perché diventa un obbligo, no? Non puoi fare niente senza passione.